Eccomi, amore. Mamma mia. Ma che è sta puzza, oh? Niente, amore, che mi è avanzata un po' di carne andata a male. Vabbè, ma allora buttiamola, la carne avanzata andata a Amore, male. ci penso io. Siediti, vuoi qualcosa da bere? Una birra? Sì, grazie. Via, manchiare. Amore, stavo pensando, stasera possiamo vederci la partita insieme. La partita insieme? Cosa vuoi? Ma buonissimo questo pesce, amore. Che pesce è qua? Pesce fresco. Ah, okay. Di Gubbio. Così impari a dire che torni alle 7, invece torni alle 7:11. Oddio amore, oddio, oddio amore, che è successo? Ti sei risognata da Jeffrey Dahmer? No, ho sognato che sabato uscivi con i tuoi amici e non con me. In effetti sabato stavamo organi. Insieme a te, dico, al centro commerciale, no? Come sempre, poi scappatina all'IKEA a vedere i nuovi tavoli, aggiustabili, montabili, ribaltabili, un grande sabato. Sabato italiano. I vicini litigano ancora, eh? Chissà che è successo? Bisognerebbe inventare un'app per capire quando la donna c'ha ragione. Come si potrebbe chiamare? App prescindere. Sì. E cioè, non ti piace? No, 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 figurati, io ho aderito all'app dei mariti che non vogliono rotture di scatole con le mogli. No, come si chiama? A posto così. Ma non mi stavo a mangiare l'uva io. Amore, ma che fine hai fatto? Amore, ho avuto un incidente quasi mortale andando in ufficio. Mi ha accompagnato Martina qui all'ospedale. Adesso devo operarmi in testa. Mi sono rotto la gamba. Ho tanta paura, amore. E ma che c***o è Martina? La mia ex era una psicopatica, amore. Non puoi capire. Mi controllava tutti i giorni le chat del telefono. No! E non è finita qui. Aggiungeva le mie amiche e cercava di controllarle, di fare, capito? Madonna, ma una matta vera, eh? Come si chiama? Giorgia, guarda, un incubo, però per fortuna adesso a te, meno male, guarda, veramente. Grazie. Amore, mi allontano un attimo che devo fare una chiamata a mamma. Ah, ok, va bene. Giorgio, ciao carissima. Ciao. No, sono l'attuale compagna di Lele. Senti, dato che ho ereditato un ristorante a Gubbio, volevamo sapere se tu fossi disposta ad accettarlo, perché comunque noi non possiamo gestirlo. Sì. Ma davvero? Non ci credo, ma a me? Sì, volevamo darlo a te, sì. Amore, ma mi amerai per sempre, vero? Certo, amore, per sempre, certo. E saremo per sempre insieme. Per sempre insieme, ovunque insieme. Carino che stai a dirlo, no? Perché ti ho eliminato il tuo account e ne ho fatto uno di coppia, ho fatto proprio il profilo. Come? Sì. Come il profilo di coppia? Guarda, è carino. Ma tu sei psicopatica, sei. Io non ce la faccio con te. No, stavo pensando a quel vestito da sposa che ho visto prima in vetrina. Madonna, mi sono innamorata. Amore, ma mi stai ascoltando? Ma sì, sì, ti sto ascoltando, certo, amore, vestito da sposa in vetrina. No, stavi pensando al culo di quella che è passata. Ma non è passato nessuno, amore. Parlavo di quella davanti al ristorante, di prima. Ma al ristorante ci siamo andati 4 ore fa, tra un po' è notte. Io ti osservo, sai. Io sono l'osservatrice, caro signor Sarallo. Sono stata assegnata a te per i prossimi 20 anni. E tu, che ancora stai pensando al culo di quella? Ma te la farò pagare.